D'attualità ancora, ovviamente d'attualità la questione stadio con il sindaco Mario Pupillo. Il popolo rossonero si interroga e teme anche una migrazione per settimane verso lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia. Lavori non ancora iniziati, ma si aspetta il progetto? Beh, è chiaro che i lavori prevedono una progettualità, un progetto che deve essere preparato e quindi ci vuole il tempo tecnico, perché non è così semplice come così i tifosi, i cittadini possono immaginare. Questo progetto preparato dai nostri tecnici e secondo le indicazioni della Lega B, della Prefettura, della Questura, poi verrà valutato nella prossima settimana da una conferenza di servizi in cui ci saranno tutti i portatori di interesse, quindi la società, il Comune, i Vigili del Fuoco, la Prefettura, la Questura, e appena questo progetto verrà deliberato noi possiamo iniziare i lavori veri e propri. Ci sono delle difficoltà, quella della perimetrazione dello stadio che confina quindi con la pista del ciclismo, del velodromo, e quindi questo sicuramente porterà qualche disagio alle attività ciclistiche. Facendo due conti, si dovrebbe cominciare fine luglio, primissimi di agosto, un mese basterà? Penso a, se siamo fortunati, bravi e tutte le cose vanno rapidamente, io penso che per l'ultima settimana di luglio si possono iniziare i lavori. Avete in mente quanto potrà essere lunga la fase che porterà a ultimazione i lavori? Questo io tecnicamente non lo so dire, però la volontà precisa dell'amministrazione, confortata dall'impegno dei tecnici, è quello di fare al più presto, in maniera tale che l'eventualità Pescara non venga nemmeno presa in considerazione. È chiaro che poi quando si va a mettere a norma uno stadio così articolato, così complesso, anche così vetusto sotto l'aspetto strutturale, possono uscire dei problemi che ritarderanno. Quindi consiglio, insomma, pensare al calciomercato, che per lo stadio sono in buone mani. Pensiamo al calciomercato, date dei suggerimenti, non al sindaco ma alla società, quali giocatori dobbiamo comprare, perché lo stadio è apposta. Stiamo lavorando per ottenere tutte le autorizzazioni possibili, quindi forza Virtus, forza Lanciano, forza Biondi forza Biondi a questo punto.